Beh, ragazzi, qui è PX Gamer. Allora, si è concluso pochi minuti fa i sorteggi del calendario di Serie A. Secondo me è un calendario molto molto abbordabile per la Juventus, a parte le prime tre giornate, che la prima è una partita ostica in un campo difficile che è quello di Parma, il Tardini. Poi ci sarà subito il Napoli e là ci sarà la goleada, speriamo, lo spero, e dopo andremo a Firenze. E dopo Firenze, fine alla stessa giornata, sì, dai, sono abbordabili. Poi c'è l'Inter, e dopo l'Inter c'è una carrellata di partite facili, finale da arrivare al 10 novembre. Sto leggendo il calendario in diretta, che ci sarà Juventus-Milan, e poi un'altra carrellata facile di partite. Dai, io vi leggo subito le giornate. La prima partita, ripeto, con un campo ostico come il Tardini, c'è Parma-Juventus, poi c'è Juventus-Napoli. De Laurentiis, oggi non si è fatto vedere, si sarà sicuramente lamentato del calendario. Poi andremo a Firenze, anche lì è una partita molto molto difficile, ma con la forza e la potenza di questa squadra possiamo vincere dappertutto, speriamo. Poi Juventus-Verona, Brescia-Juventus, Juventus-Pal, e il 6 ottobre andremo a giocare contro i prescritti. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, Antonio Conte, non vedo l'ora. Poi Juve-Bologna, Lecce-Juventus, Juventus-Genova. Poi il 3 novembre ci sarà il derby di Torino, Torino-Juventus. E come giocare a scapoli contramogliati? Vinciamo subito, sicuro. Poi dopo c'è Juventus-Milan. Poi il 24 novembre ci sarà un'altra partita ostica contro l'Atalanta. Poi Juventus-Sassuolo. L'8 dicembre c'è Lazio-Juventus. Poi c'è Juventus-Udinese. Sampdoria-Juventus, Juventus-Cagliari. E alla fine l'ultima partita è Roma-Juventus. Secondo me è un calendario ostico, ma sulla carta la Juve le può vincere tutte. Quello che mi lascia basito è che la Juve non gioca due partite di fila in casa, cosa che le altre squadre se la giocano. Ma è stato cambiato il regolamento. Da quello che ho visto, i cambiamenti di regolamento con la Juventus non sono stati cambiati. Chissà perché con le altre squadre sì, con la Juventus no. Però ragazzi, dai, un bel calendario, ostico, ma ce la faremo, vinceremo il nono. Secondo me già a dicembre vinceremo il nuovo scudetto di fila, perché sulla carta non ce n'è per nessuno. Ragazzi, vi do una notizia di mercato, poi chiudo. Pogba si allontana e occhio, occhio, la Juve ha nel mirino Christian Eriksen. Si pensa ad uno scambio con Dybala, però occhio a Christian Eriksen. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, iscrizione al canale, iscrizione. Seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, fino alla fine, e forza Juventus. Tu vuoi la cola? Vai, ciao, saluta. Bella.